dell'arte, oggi siamo qua nella Fondazione Giovan Francesco Gonzaga. Che cos'è la Fondazione Giovan Francesco Gonzaga? È ovviamente, come dice il nome stesso, una fondazione nata nel 2014 per volere degli eredi del maestro Giovan Francesco Gonzaga, nata con lo scopo non solo di tutelare le opere del maestro, ma per promuovere l'arte in senso lato, quindi ogni forma di arte. Come vedete è un bellissimo ambiente nel cuore della nostra Milano, della sua Milano, della Milano del maestro, e all'interno sono conservate tutte le sfaccettature, tutti gli esempi, ma anche una buona parte della vita del maestro Giovan Francesco Gonzaga. Io inizierei subito con una rapida carrellata nel mostrarvi, a parte i cimeli e quelli che sono poi oggetti che hanno fatto parte della vita del maestro, dai vasi, complementi d'arredo fino ad arrivare a proprio oggetti che utilizzava il maestro, ma soprattutto a quello che è la reale forma d'arte del maestro. Abbiamo qua contenuti un po' tutti gli esempi. Abbiamo, ecco, per esempio, iniziamo, poi ne vedremo anche altre, i modelli in cui il tema centrale dell'arte di Gonzaga è sicuramente il cavallo. Qua ne abbiamo subito un primo esempio, ma anche paesaggi in cui, come potete vedere, risalta molto il colore che è una parte fondamentale dell'arte del maestro. E a fianco abbiamo lui, il maestro, nella sua alta uniforme. L'uniforme era un po' una sua fissazione, se vogliamo così. Era amante delle armature, delle divise, soprattutto era un cultore, tant'è vero che ha lasciato tanti e tanti volumi in eredità ai suoi eredi, perché era proprio una, se perdonatemi se uso il termine mania, ma era proprio veramente una fissazione, era veramente un amore per quello che era la sua arte. Qua continuiamo col tema centrale dell'arte del maestro, che sono i cavalli. In questo caso abbiamo due cavalli sulla battigia, una figura un po', se vogliamo, fiabesca. Il maestro amava molto dipingere paesaggi, dipingere anche situazioni storiche, ma anche, voglio dire, fiabesche o leggendarie. Qui abbiamo invece un'altra forma del maestro, che è la natura morta, o meglio, come amava definirla il maestro stesso, la natura silente. Continuiamo questa carrellata con un'altra forma che stava molto cara al maestro, che è la scultura. Tutto ciò che il maestro amava dipingere lo trasportava con la stessa sensibilità, con la stessa cura dei dettagli, maniacale quasi dei dettagli, all'interno della scultura. Qua infatti continuiamo in quella che è l'opera. Arriviamo invece a qua un po' nascosto da questa opera scultorea, che possiamo vedere proprio omaggio all'amico De Chirico. C'era questa grande amicizia tra il maestro Giovan Francesco Gonzaga e il grande pittore De Chirico. Questo ed è proprio un'amicizia che è suggellata poi in questo quadro che richiama proprio l'arte che ha fatto famoso in tutto il mondo il maestro De Chirico. Continuiamo ancora la nostra carrellata con qualcosa che è veramente un po' fuori dal normale, se vogliamo. Perché? Perché riguarda la Ferrari. Il noto marchio in tutto il mondo per quanto riguarda appunto la Formula 1. Nato da un aneddoto, da un lavoro commissionato da vecchia azienda, la Burago, che faceva modellini durante gli anni 70-80,
Da questa è nata una serie di opere dedicate proprio all'automobile, in tutte le sue sfaccettature, dall'automobile da corsa in questo caso, fino ad arrivare alle berline e fino ad arrivare anche alle macchine un po' quelle d'epoca che si vedono nei film degli anni 60. Continuiamo sempre con l'opera del maestro, con altri due esempi della sua opera, che sono Venezia. Il maestro era molto legato alla città lagunare e a cui dedicato molte opere. E subito sotto, continuando a quello che dicevamo prima, abbiamo questo Cavaliere Medievale. Cavaliere Medievale che ricorda molto, se vogliamo, figure leggendarie dei Cavalieri della Tavola Rotonda, insomma la trilogia di Chrétien, dove raccontano appunto le gesta eroiche dei cavalieri del ciclo bretone. Continuiamo sempre la nostra carrellata, qua abbiamo un altro esempio, sempre il classico cavaliere nella sua splendida uniforme, ancora cavalli, notare sempre che sono, quando sono in due, è sempre il dualismo tra maschio e femmina, quindi abbiamo sempre un cavallo maschio e un cavallo femmina. Poi il maestro giocava molto sui colori tra il bianco e il nero. Si continua poi sempre con la natura morta, o meglio la natura silente, come amava definirla il maestro stesso, e continuiamo sempre con altri due modelli di cavalieri. Subito di fianco invece una figura storica. Spesso e volentieri il maestro, come dicevamo prima, amava rivisitare scene di un tempo che fu. Qui abbiamo l'antica Roma, abbiamo questo legionario romano e con il famoso stendardo della legione, delle legioni romane. È quasi un dipinto che ricorda quasi come se fosse stata scattata una foto proprio dell'epoca, come se il maestro fosse tornato indietro nel tempo e ci avesse voluto regalare proprio un'immagine della Roma imperiale. Continuiamo sempre con altri due modelli di quelli che sono i cavalieri, quindi ancora siamo ancora in Africa, in questa situazione che ricorda molto il deserto, come siamo invece ai lancieri, quindi intorno al XVIII secolo. Ma una cosa importante che vorrei far notare è proprio l'elmo. Questo è il vero elmo calzato dal maestro durante la sua campagna di Russia, quando il maestro si è ritrovato a combattere in Russia con la Savoia Cavalleria. Questo è proprio il suo elmo originale, sicuramente un reperto assolutamente di importanza non solo affettiva ma anche storica. Continuiamo sempre nella nostra carrellata con questo dipinto. Ecco, questa è proprio un'immagine biblica, come se vogliamo è la conversione di San Paolo, e è proprio come dicevamo prima nel caso dei legionari dell'antica Roma, una fotografia che ci illustra il passato, un'interpretazione di quello che è un momento storico che tutti abbiamo studiato tra i banchi di scuola, che il maestro ci vuole regalare mediante la sua interpretazione. Sicuramente è un dipinto molto ricco di spiritualità, ma anche di colore, come possiamo appunto vedere. Continuiamo sempre con altri esempi della sua arte. Abbiamo un ritratto di donna, abbiamo ancora la figura di un cavaliere, fino ad arrivare all'ultimo dipinto esposto, che è il cavallo, ma da solo, ma è un cavallo bardato, è un cavallo comunque che ricorda sempre le gesta militari, se vogliamo, di combattimento. Finiamo poi la nostra carrellata con questa vetrinetta che contiene molti degli oggetti che hanno fatto parte della vita del maestro. Come vedete, anche in questo caso si tratta di cavalieri, si tratta di armigeri, comunque di personaggi in divisa, e voglio dire tema centrale
a cui il maestro era molto affezionato. L'ambiente, come vedete, è molto bello. Abbiamo saltato, ma non abbiamo dimenticato, i due quadri che sono esposti nella parte superiore della fondazione, che sono quasi natura morta, o meglio natura silente, ma che danno proprio il senso e la sensazione proprio di essere in una casa, perché poi la fondazione questo vuol rappresentare, la casa dell'arte, ma soprattutto la casa del maestro Giovan Francesco Gonzaga. Ciao a tutti.